Oggi ci sono stati due episodi che a mio parere sono rappresentativi di come si potrebbe migliorare l'Italia usando il digitale correttamente, ma ripensando completamente al modo in cui abbiamo fatto sino ad oggi, perché è questo un po' il punto. Allora, un mio amico è stato fermato dalla polizia perché l'automobile non aveva la revisione. Allora, alcune premesse. La revisione in Inghilterra, credo dopo il secondo anno di macchina, viene fatta ogni anno, è una cosa normalissima, è una cosa che si fa velocemente e ovviamente tutto digitale per varie ragioni. Poi certo, fisicamente si va in un'officina, ma vabbè, fin qui niente di straordinario. L'aspetto interessante è che è stata fermata perché? Perché è pieno di telecamere che riconoscono la targa e dalla targa sanno automaticamente se la macchina ha passato la revisione o no. Sanno anche se ha il bollo, sanno anche se ha la patente, sanno anche se ha qualsiasi altra caratteristica che è necessario sapere. Che ne so io, devi parcheggiare nell'area residente, non è che c'è bisogno di avere il tagliandino, ok? E questo è un modo, per esempio, per fare le cose fatte bene affinché i cittadini stiano bene. Ma soprattutto mi ha raccontato un'altra cosa qui che io sapevo, ma a cui non avevo pensato, su cui che ho pensato che fosse il caso di condividere con voi, che lui non aveva in macchina nulla quando è stato fermato, perché non serve avere niente. Avete presente la vecchia richiesta, patente e libretto? Ecco, non esistono più, perché la patente è uno stato, cioè avere la patente significa che hai conseguito una licenza per la patente, quindi non serve che tu abbia un documento con te. Quel documento, cioè quella abilitazione alla guida, ce l'hanno loro, mica te. Quindi basta solo che gli chiedono, tu come ti chiami? E lui dice, io mi chiamo Giovanni Giovannini. Perfetto, sono andati a vedere senza avere la patente, non serve avere la patente, non è neanche obbligatorio avere la patente, non serve a niente la patente, è comoda se vuoi. Sono andati a vedere dentro il loro, con lo smartphone hanno il database, Giovanni Giovannini, appare la foto di Giovanni Giovannini e automaticamente sanno che Giovanni Giovannini è abilitato a guidare. Finito, film. Dopodiché c'è il tema legato alla, come si chiama? C'è il tema legato alla patente, cioè alla patente, scusate, al libretto. E il libretto, anche quello non esiste, perché le caratteristiche che ha un'automobile, di chi è quell'automobile, anche quello è dentro un database e quel database ce l'hanno loro, non ce lo devi avere tu, quindi automaticamente sanno che l'automobile è di qualcuno. Quindi tu vai in giro, dimenticavo, in Inghilterra i documenti non esistono, cioè non c'è la carta d'identità, non esiste. Se vuoi ti fai il passaporto, ma se no, no, è pieno di inglesi che durante tutta la loro vita non hanno mai avuto un documento di identità, non esiste. E quindi dici, e come fanno a riconoscerti? Allora, innanzitutto qui il principio è che nessuno viene a fermarti per strada o ti vuole riconoscere a caso. Se ti devono riconoscere, lo vogliono fare per qualche cosa che è successo, che hai fatto. Ed è un principio che in qualche modo, per me che sono cresciuto in posti anche di provincia in cui mi fermavano di 2 secondi così per un controllo, forse erano altri tempi in cui non c'era tutto il digitale che c'è oggi, e quindi oggi si possono fare indagini preventivi in modo diverso e più facile, ma è incredibile, cioè è wow, no? È un mondo senza documenti. Ma com'è possibile? È facile, ti vedono, ti dicono, scusi, ho bisogno di sapere lei come si chiama. Tu lo dici, lui lo scrive, viene fuori la foto, se sei tu bene, se no no. Cioè è veramente facile non avere i documenti, non servono i documenti, è straordinario. E quindi questo signore è andato con suo mio amico, è andato in giro tranquillamente. Poi l'hanno fermato, non aveva la moto, cioè non aveva questa revisione annuale, vabbè, quindi dopodiché gli hanno fatto la multa, ma questo è un altro discorso. Quello che mi ha colpito è questo. Un'altra cosa, sempre un altro amico, è dovuto andare in ospedale per fare, si dovrà preparare per un'operazione, ed è andato, mi diceva, sto andando, hai preparato, ricordati, hai tutti i documenti? Fa, no, nessun documento, perché hanno tutto loro. Quindi quando ti presenti in ospedale, dal primo giorno in cui devi farti vedere perché c'hai male lì, fino al giorno, la volta dopo in cui fai gli esami, la volta dopo ancora in cui devi, eccetera, loro hanno tutto. Dici come ti chiami, non esistono i documenti, non è che ti dicono mi dia il documento, non c'è il documento, non ce l'hanno il documento. Come ti chiami, sul terminale per la tua foto, sai che sei tu, se serve la foto. Se non serve la foto, it's fine. Tu dici, ma un altro potrebbe far finta di essere te. Sì, se quell'altro fa finta di essere te, è talmente grave quello che ha fatto che lo mettono in galera e buttano via la chiave, quindi non lo fa nessuno. Facile. E allora dico, secondo me, io non so quanto tutto questo possa essere applicato o no, altrimenti avrei fatto un altro mestiere, voglio dire il politico per esempio, e non è nelle mie corde.
ma sicuramente a qualcuno questa esperienza può essere utile per riflettere su quante cose si potrebbero fare migliorando la vita dei cittadini e non lasciandoli, come dire, schiavi della burocrazia come ci hanno cresciuto ormai da generazioni. Ciao amici.